un tutorial completo sul funzionamento della stampante dei nastri. La Brother TD4520 è veramente facile da utilizzare. Apriamo il coperchio della stampante e vediamo com'è composta. Prima di sollevare la testina di stampa, vediamo che dietro abbiamo il porta nastro in raso e qui abbiamo due alloggiamenti per il ribbon. Quindi allentiamo il portarotolo a molla e facciamo passare il nastro sotto a tutto. Adagiamolo sulla base della stampante e con questa rotella andiamolo a tenere fermo senza strozzarlo. Andiamo a montare il ribbon nuovo. Ci sono dei dentini che accompagnano la giusta installazione, quindi dietro il ribbon nuovo, pezzettino di scotch. Lo devo fare a testina aperta perché, come vedete, il ribbon non deve passare direttamente dal rullo dietro a quello davanti, ma deve passare a cavallo della testina di stampa, che è questa. Lo riporto sul rullo di recupero, lo aggancio con un pezzettino di scotch, ruoto fino a che non lo vedo teso e a questo punto posso chiudere la testina di stampa e andare sul programma grafico. La stampante viene data con un programma incluso dove è possibile realizzare la grafica, ma si può stampare anche da qualsiasi altro software. Una volta accesa la stampante andiamo in Bartender. Questo è il modello di etichetta, per esempio, che abbiamo deciso di stampare. Con la larghezza del nastro e la lunghezza in cui pensiamo di disporre tutto quello che vogliamo mettere, possono essere testi o immagini. Inseriamo un testo. Possiamo scegliere qualsiasi tipo di font, ingrandire o rimpicciolire il carattere quanto vogliamo. Lo ruotiamo, lo disponiamo sul nastro. Se abbiamo un logo oppure un'immagine la possiamo inserire tramite la funzione inserisci immagine. Il nostro nastro è pronto in pochissimo tempo, se vogliamo, e andiamo a stampare. Quindi veramente stampe per tutte le necessità, come vogliamo, la grandezza che vogliamo, i colori che vogliamo, le scritte che vogliamo. Se acquistate da noi la stampante, ovviamente ci sarà un incontro per l'installazione da remoto, per la configurazione di tutti i parametri. Qual è il vantaggio di utilizzare una stampante termica per personalizzare i nastri in autonomia? Possiamo stampare il colore di nastro che vogliamo, della grandezza che vogliamo, della lunghezza che vogliamo, con la grafica che vogliamo, per tutti gli scopi. Possiamo creare dei braccialetti per una festa per bambini, dei nastri per confezioni personalizzate, possiamo anche stampare i laccetti da collo per dei badge. Possiamo fare veramente qualsiasi cosa, senza limiti di quantità e di grafica. Oltretutto una produttività incredibile, la stampante produce metri e metri di nastro in pochissimo tempo. Ovviamente in base alla qualità del nastro poi potrò avere dei risultati di stampa leggermente differenti. Per esempio un nastro con una trama molto fitta, molto liscia, mi darà la migliore qualità di stampa. Possiamo stampare nastri in bobina e se abbiamo bisogno di utilizzare bobine di grande diametro possiamo avvalerci di un sostegno portarotolo esterno e far passare il nastro da questa fessura.